Buongiorno a tutti, sono Sharon Campolongo dell'ufficio stampa di Top Doctors. Oggi siamo in compagnia del professor Fiorenzo De Cicco, ginecologo, esperto in endometriosi. Ha iniziato il suo interessamento per questa patologia sin dal 2002, anno in cui coinvolge a Roma i maggiori esperti europei ed internazionali in un congresso nominato Endometriosis, di cui è stato presidente. Buongiorno professore, è un piacere poter contare sulla sua collaborazione oggi. Buongiorno, grazie a lei ed è un piacere anche mio condividere con lei un messaggio per quanto riguarda questa patologia che coinvolge la donna e nell'arco della sua vita dall'adolescenza fino alla menopausa ed è attraverso una serie di situazioni che creano disagio. Perfetto, quindi oggi parleremo dell'endometriosi. Lei vuole chiedermi che cos'è l'endometriosi, come fanno tutte le giornaliste? Corretto. Esatto. Corretto, professore. Allora, sì, perché questa è la domanda che mi viene rivolta da tutte le giornaliste. Io faccio, gli chiedo a lei, che è una donna, quindi come donna, calcoli che una donna su quattro nel mondo soffre di endometriosi, cioè ha dei disagi. Chiedo io a lei se lei conosce che cos'è l'endometriosi, se ne ha sentito parlare e qual è la sua conoscenza. Sì, non ne ho sentito parlare. Quello che so è che è un'anomalia delle cellule endometriali che è abbastanza complessa e anche un po' difficile da diagnosticare, corretto, professore? Quello che lei dice è giusto, questo è il problema che coinvolge la donna, cioè la diagnosi è la cosa più importante. Ed è dai dati che abbiamo, dai nostri studi, dalle Global Study che abbiamo effettuato nel 2006, ma anche ultimamente, esiste un periodo che è oscuro della malattia, cioè un periodo in cui non si riesce a fare diagnosi. Ed è questo periodo inizia, questa situazione inizia all'età di 16 anni, in cui si iniziano ad avere i primi sintomi, cioè il flusso mestruale doloroso è un sintomo, è un alert che bisogna tenere presente. Poi a 18 anni c'è probabilmente la prima consultazione presso il medico di base, il pediatra, e a 18 anni inizia a esserci un sospetto, fino ad arrivare poi a 23-24 anni presso i centri specializzati per avere un sospetto di diagnosi di endometriosi. Quindi esiste un gap tra l'inizio della malattia ed è la diagnosi, che è di circa 7 anni per quanto riguarda l'Italia e di 12 anni per quanto riguarda gli Stati Uniti, altri paesi. L'Italia è un paese che ha posto da anni molta attenzione, basta ricordare il mio primo congresso mondiale del 2002, dove l'incontro, la condivisione del problema, sia chirurgico ed è sia di tipo terapeutico, fu messo a punto per arrivare poi nel 2009 ad avere il consensus intorno a determinate scelte che bisognava fare con una partecipazione di circa 400 esperti da tutto il mondo. Quindi è difficile fare diagnosi, ma è difficile fare diagnosi non perché il medico non è capace, perché la malattia è difficile da diagnosticare, ha diversi aspetti che coinvolge la donna sia nel periodo del ciclo mestruale sia nel periodo al di fuori del ciclo mestruale. Se noi chiediamo a una donna le 4D, la dismenorrea, cioè vuol dire il dolore mestruale durante il ciclo, e gli andiamo a chiedere i disagi che la donna vive, sia nell'età adolescenziale, con la mamma che deve andare a prendere a scuola, oppure l'assenza da scuola, okay? E, oppure nel mondo lavorativo. Nel mondo lavorativo molte donne si assentono
perché hanno un disagio, perché la donna nel periodo che ha il flusso mestruale ha un 45% in meno di rendimento. Ci sono delle donne che non riescono ad alzarsi dal letto, hanno un disagio rilevante, ma questo è per quanto riguarda la prima D, cioè la dismenorrea. Poi abbiamo la dischezia, cioè il dolore alla defecazione durante il ciclo mestruale, che è caratterizzato, oltre che una sensazione di spilli, pure dolore vero, ma è caratterizzato da un gonfiore addominale, è caratterizzata da diarrea o stipsi, quindi una situazione di disagio rilevante, ed è l'altra cosa importante è la quantità di flusso, che le donne non tengono presente perché è difficile, mentre la temperatura noi la misuriamo attraverso il termometro, adesso ci sono i rilevatori elettronici, stupendo, se vi ricordate invece che cosa succedeva quando eravamo ragazzini con i termometri che si rompevano, tra l'altro a mercurio, pericolosi e tutto il resto, oggi c'è una tecnologia. Ed è per capire invece per quanto riguarda la quantità del flusso mestruale, è difficile quantificarlo ed si fa solo attraverso degli esami, l'emocromo per vedere l'emoglobina, la ferritina, la sideremia, ma nella realtà la donna non dà molta importanza, ma il flusso mestruale abbondante è un segno negativo. Perché questo? Perché quando le donne hanno il flusso mestruale abbondante ed il sangue, oltre che per via anterograda, per cui si vede, vediamo il sangue in vagina, ed anche attraverso le tube il sangue mestruale raggiunge la parte interna della cavità addominale. Nel sangue mestruale ci sono quelle che lei diceva prima, ci sono delle cellule di endometrio che vanno all'interno della cavità, e per un motivo X che credo cercheremo di scoprire, ma non fino adesso, nel 2022 ancora non lo sappiamo, abbiamo tutta una serie di ipotesi, ma arriveremo probabilmente nei futuri anni ancora a ricercare e capire, ma quello è il primo movens non riusciremo, è difficile da capire. Capiamo, conosciamo bene quelle che sono le situazioni successive. Quindi la teoria viene di Simpson, cioè del flusso retrogrado, che è una teoria abbastanza non recente, è una teoria valida, cioè che le cellule, immaginate un prato d'erba, che è la parte interna della cavità uterina. Sì. Questo prato d'erba della cavità uterina che cosa fa? E queste foglioline che vengono tagliate e attraverso il sangue mestruale si va ad impiantare nella cavità addominale. Si va a impiantare principalmente sull'ovaio, su quello che viene chiamato il setto retto vaginale, cioè nel Douglas, su quello che viene chiamato, cioè sul sigma retto. Ed è qui abbiamo le diverse forme di endometriosi. Quella che coinvolge l'ovaio, che si chiama endometrioma, quello che coinvolge il setto retto vaginale o il sigma retto, che si chiama un'endometriosi profonda. Quindi abbiamo diversi aspetti di questa malattia, che crea un disagio enorme. Quindi siamo alla seconda D. La terza D è la disuria. È la disuria, cioè con tutta la sindrome genito-urinaria. Per quanto riguarda i sintomi urinari, noi abbiamo quello che viene definito uno stimolo continuo a urinare, il numero di menzioni durante la notte oppure durante il giorno, un senso di fastidio, di pesantezza a livello pelvico. E poi abbiamo l'altro elemento importante che crea un disagio in tutte le età, che è quella della dispareunia, cioè il dolore durante il sesso, ed è questo crea un disagio importante. Ci sono dei casi severi in cui noi le valutiamo attraverso delle scale, la nostra che usiamo è molto molto semplice, in cui uno su tre è un disagio,
due su tre bisogna, ha la necessità di interrompere i rapporti e tre su tre no, riesce ad avere rapporti. Riusciamo a capire che questo è un mondo che coinvolge la donna nella sua integrezza, nella sua interiorità. È un disagio molto molto rilevante. Certo. E professore, che tipo di approcci farmaceutici o terapeutici esistono per trattare questa patologia, dato che è così grave per la donna? Allora, bisogna entrare in una visione diversa, in una visione nuova. Questa visione passa attraverso alcuni punti di un percorso integrato. La prima cosa è una terapia ormonale. La terapia ormonale è quella che noi tutti prescriviamo perché ci troviamo di fronte a una necessità di cercare di cambiare qualcosa. Ma con la terapia ormonale si riesce solo a togliere il sintomo, che è importante. Ed è l'80% delle pazienti e risponde alla terapia ormonale. Ma questo 80% ha una percentuale anche di disagi legati alla terapia ormonale che non sono da poco. Qui qual è quelli dell'aumento del peso, quello dello spotting che succede nel 56%, lo spotting, cioè le perdite ematiche piccole associate a dolore durante il ciclo, durante l'assunzione della pillola. Quindi quello è il cambiamento di umore, dell'aumento di peso, di tutto il cambiamento del desiderio sessuale. Sono tutti, quindi, ma ci troviamo di fronte a una necessità che bisogna cercare di scegliere poi l'ormone più adatto ad ogni paziente. C'è chi è che risponde bene ai progestinici, c'è chi è che risponde bene agli estroprogestinici, ma comunque è una categoria di ormoni che in queste situazioni vengono usate. Delle volte è necessario anche utilizzare i cosiddetti analoghi del genere H, cioè mentre gli estroprogestinici ed i progestinici non si va in menopausa, invece con gli analoghi abbiamo una situazione simile alla menopausa. Vi è una inibizione sull'asse ipotalamo o ipofisi ovaio. Quindi riesce a capire che abbiamo il problema degli ormoni, della scelta, della compliance, poi della paura, del rischio e tutto. L'altra cosa importante perché nella realtà, da un punto di vista scientifico, l'endometriosi è flocosi, è infiammazione. E la ricerca di eventuali focolai di endometriosi, di flocosi, di infezione, sia a livello cervicale, sia a livello endometriale, perché è da lì che parte. Quindi la ricerca ed eventualmente la terapia antibiotica, che è importante. Ed l'altro aspetto, ne parliamo in questi giorni, in questo periodo, è quello del sistema immunitario, la vitamina D. Io ci credo moltissimo ed maggiormente ci credo durante la gravidanza, perché ha un effetto positivo durante la gravidanza a livello del feto, per poi diminuire quelle che sono le situazioni di ipereccitabilità nell'età adolescenziale. Ed è quindi importante, la vitamina D deve essere fatta attraverso un protocollo ben preciso, che può essere il protocollo Coimbra, oppure altri tipi di protocollo, ma deve raggiungere un minimo intorno ai 60, 80, 100, 150. La vitamina D, se fatta secondo il protocollo Coimbra, non è tossica. Quindi bisogna prendere la vitamina D una dose adeguata, il minimo 10.000 unità e non 1.000, bisogna aggiungere il boro. Il boro attiva la vitamina D, deve essere assunta dopo la colazione perché è liposolubile e poi bisogna prendere a distanza di 12 ore oppure in contemporanea la vitamina K2, MK7, che serve per fissare il calcio nelle ossa e non nei vasi.
e quindi siamo al terzo punto. L'altro elemento molto importante e fondamentale è una terapia metabolica chetogenica, cioè utilizzare quello che noi sentiamo sempre, il cibo come terapia. Ma utilizzare il cibo come terapia c'è bisogno di un protocollo ben specifico, cioè la terapia chetogenica non è una dieta. La dieta, io non so neanche cosa, la dieta è uno stile di vita, io non so neanche che cosa è una dieta, però conosco molto bene la terapia metabolica chetogenica, la chetogenica, perché se realmente mi è fatto con un protocollo, che è il protocollo che viene utilizzato anche nei bambini con epilessia, che non rispondono ai farmaci, e che con la terapia metabolica chetogenica c'è una diminuzione delle crisi epilettiche, quello è il vero protocollo, è quello che noi adottiamo per le nostre pazienti, ed è in cui l'adottiamo anche a ragazze di 43-45 kg, quindi non è una dieta, viene in una maniera adeguata prescritta in modo da non perdere peso, cioè un'isocalorica e non un'ipocalorica. Quindi questi sono il quarto aspetto. L'altro aspetto fondamentale che è oggetto di ricerche e che sarà verso il futuro, si tratta della neuroterapia. Una neuro è stato un aspetto nuovo che stiamo studiando e che sto in particolare studiando, è stata un'intuizione nuova ed è l'80% delle pazienti che la fa, e c'è una riduzione del dolore attraverso una riduzione della cosiddetta sindrome genito-urinaria, e sono degli aspetti molto importanti, ma questa è una fase sperimentale, spero che nel giro di 1 o 2 anni abbia raggiunto una tale validità scientifica ed essere applicata a tutte le donne. Ed ha un effetto sia sulla cefalea, sia sul dolore mestruale, sia nel dolore nei rapporti, sia in quel sintomo che è veramente fastidioso, che è quello dello stimolo ad urinare in continuo.